visita di Papa Francesco al cuore dell'Europa inizia all'aeroporto internazionale di Strasburgo, la città francese al confine con la Germania, scelta nel 1949 come sede del Consiglio d'Europa e nel 1952 anche del Parlamento europeo. Un veloce trasferimento in auto porta il pontefice nel piazzale del Palazzo del Parlamento, dove ad accoglierlo è il presidente, il tedesco Martin Schulz. Dopo l'esecuzione degli inni e la presenza di un migliaio di dipendenti dell'istituzione europea con i loro familiari, Papa Francesco è accompagnato all'interno della sede del Parlamento, dove saluta i rappresentanti dei gruppi politici dell'Assemblea, composta da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri dell'Unione europea. Quindi il Papa firma il Libro d'Oro, scrivendo una dedica in italiano. Auguro che il Parlamento europeo sia sempre la sede dove ogni suo membro concorra a far sì che l'Europa, consapevole del suo passato, guardi con fiducia al futuro per vivere con speranza il presente. Subito dopo saluta la signora Elma Schmidt, che lo ha ospitato per 2 mesi nel 1986 quando studiava in Germania. Entrato nell'emiciclo del Parlamento, Papa Francesco pronuncia un discorso molto articolato, incentrato sulla necessità della riscoperta della dignità dell'uomo persona e non solo cittadino o soggetto economico. Un uomo dotato di dignità trascendente, come riconosciuto dai padri fondatori dell'Unione Europea. Dignità attaccata dalla discriminazione, dalla tirannia del potere, dalla mancanza dell'essenziale e del lavoro, in un'Europa dove è sempre più diffusa la solitudine di anziani, giovani, poveri e migranti. Da più parte si recava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna e non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. Ecco perché la dignità dell'uomo va difesa con la solidarietà verso chi rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio o bene di consumo da utilizzare e scartare. Voi, nella vostra vocazione di parlamentari, siete chiamati anche a una missione grande, benché possa sembrare inutile: prendervi cura della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità, dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla cultura dello scarto. Come ridare allora speranza al futuro, si chiede il Papa, come perseguire il grande ideale di un'Europa unita in pace, rispettosa dei diritti e consapevole dei propri doveri? Serve un'apertura a Dio che ha sempre caratterizzato l'uomo europeo e la capacità pratica di affrontare situazioni e problemi. Un'Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è un'Europa che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello spirito umanistico che pure ama e difende. Dopo aver denunciato i rischi di una concezione omologante della globalità per il sistema democratico che vive invece di fecondi e costruttivi contrasti, Papa Francesco spiega che dare speranza all'Europa significa anche investire sull'educazione, a partire da una famiglia unita, fertile e indissolubile, rispettare l'ambiente e utilizzarlo per sfamare tutti e ridare dignità al lavoro, evitando lo sfruttamento delle persone. C'è poi l'urgente questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Sui balconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto. Tutta l'Europa deve sentire proprio questo problema, evitando il rischio di soluzioni che non tengono conto della dignità umana degli immigrati, favorendo il lavoro schiavo e continue tensioni sociali. Vi esorto perciò a lavorare perché l'Europa riscopra la sua anima buona. Cari eurodeputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. È giunto il momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l'Europa protagonista,
portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di fede. Un applauso di 3 minuti saluta la fine dello storico discorso. Prima di lasciare il Parlamento, Papa Francesco incontra i presidenti del Consiglio europeo Van Rompuy, del Consiglio dell'Unione europea Renzi e della Commissione europea Juncker.